Ricordate quella giornalista Nadia Toffa? Un mese fa? Era anche lei ribellata. È arrivata per 2 anni, ha subito questo straordinario cambiamento interiore, una trasformazione. All'inizio non accettava per niente di essere malata di cancro al cervello, ma per niente proprio, diceva a un certo punto, aveva paura di soffrire, aveva paura come tu, come me. A un certo punto ha detto, all'inizio mi chiedevo, perché proprio a me? Dopo pochi mesi ho trasformato questa domanda in perché non a me? C'è stato un cambiamento, un cammino di fede. E il mio dolore me lo devo portare. Io credo, un'altra citazione basta, io ci credo in Dio. Questo l'ho trascritto, una registrazione che ho visto, che ho sentito in una conversazione televisiva. Io ci credo in Dio. Sempre Nadia che parla, 40 anni. Io ci credo in Dio e non penso che sia crudele, non penso voglia vederci soffrire, Dio. Da una sfiga si può trovare anche del buono. Il Signore ci stimola, vuole insegnarci a vivere. Il Signore non è cattivo, ci mette di fronte a delle sfide che possiamo affrontare e questa è la mia sfida. Mio fardello, eccetera. Ripeto, ognuno vive le sue sfide, ognuno. Vive le sue sfide, e lo ripeto, il Signore non è cattivo, ci stimola, ci spinge a essere persone migliori. L'ultimo rigo, questa iena poi ha mandato un messaggio di speranza a tutti quelli che affrontano questa battaglia come lei. Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa, lo ripetiamo stasera, tante persone ci guardano, ci ascoltano TV, radio, Teleradio Padre Pio, vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole. Amen.